La scorsa volta ci eravamo interrotti con una fuga rocambolesca da un'orrida creatura. Vi trovate ancora su quelle strade bagnate, isolate. Sta piovendo, ormai la pioggia è battente. Siete ancora in mezzo al nulla, però sembrate averla seminata. Io, tipo, dietro, veramente in uno stato di confusione totale, di misto a terrore, occhi sbarrati, guardo in basso sul sedile, ho la pistola ancora in mano, ogni tanto me la sbatto in testa, tipo perché penso entro me non è vero quello che ho visto, sono io, sto impazzendo e ogni tanto mi punto la canna della pistola in testa, sto impazzendo e niente. Io mi giro verso gli altri. Cosa cazzo era quello? Che cazzo era? E tu piantalo quello a fare. Cerco di fermare. Quando vedo che Buco cerca di puntarsi ogni tanto la pistola contro, tipo, cioè, faccio un tentativo di levargliela di mano, comunque di abbassargli la mano. Mi Io giro come... verso Nascar e gli faccio: che cazzo era quello a fare? No, non lo so, no, no, veramente non ne ho idea. Io voglio quasi buttare fuori quella cosa che ci stiamo portando, perché sicuramente vuole quella cosa là che continua a suonare. Che non, oh, voglio arrivare il più veloce possibile e consegnarla, basta. Non... Diamogli fuoco, sti cazzi dello zio, diamogli fuoco. Mi riprendo dallo scossone che mi ha dato Giulio e diamogli fuoco, spacchiamo quella cosa, io non la voglio in macchina più. Sinceramente, voglio liberarmene. No, 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 calmi, calmi. Adesso dobbiamo portarla dallo zio, ce ne liberiamo subito. Tanto quanto ci vuole? Un'ora per arrivare? Accelera, non me ne frega un cazzo. Calmi Prendi un le muffe. cazzo, calmi un cazzo, ma l'hai visto che cazzo ci stava seguendo? Calmi cosa? Ma stai scherzando? Cioè, ma ti sembra normale quello che è appena successo? No, non ho idea di che cosa sia appena successo e voglio liberarmi anch'io di questo affare, ma vorrei uscirne vivo. Perché se non so che cosa fosse, ma se non ci ha preso quello e adesso bruciamo. Ammesso che funzioni bruciare questo affare, e poi ci penserà lo zio a bruciare noi. Per cui consegniamolo, ce lo leviamo di torno e torniamo a fare le nostre vite di sempre. Ho quasi paura che sia tipo un sistema di tracciamento o qualcosa del genere, quindi che ci possa magari inseguire. Di sicuro, se riusciamo ad arrivare dallo zio e consegnarlo, benissimo, però se lo rivediamo, buttiamolo, lancialo fuori dalla macchina, non mi interessa. Ci tengo troppo alla mia vita. Ok, questo si può fare. Se proprio vediamo la malparata, ce ne liberiamo per strada. Però adesso cerchiamo di raggiungere la fontana. Dobbiamo consegnarla e poi ci andiamo a prendere una pizza tutti insieme. Io affidi. Certo, quello che vi pare. Se andiamo anche andare al ristorante. Bravo, mi piace di più la cosa. Tengo un passo della macchina molto molto accelerato, cioè vado parecchio veloce nonostante vari intemperi. Riuscite ad allontanarvi dalla zona disabitata. Rientrate a Roma. Ormai siete vicini alla piazza e siete vicini alla Fontana di Trevi, dove dovrete incontrare lo zio. Ok. Allora, come vogliamo muoverci? Vado là io. Ha detto uno Siamo rimasti solo. che ci andavi tu. Hai detto che ci andavi tu. Io sto Sì. pronto con la macchina, te lo prometto, però Ok, allora mi avvicino. tu stai pronto con la macchina. Buco, sai fare una cosa. Ti chiedo, stai pronto eventualmente a usare la tua pistola? Io nel caso mi metto fuori dalla macchina e cerco di tenerlo d'occhio.
dalla distanza, cercando se per caso si va nella folla, mi avvicino quel tanto da comunque tenerlo sott'occhio. Io mi sistemo, mi rimetto a posto la giacca per quanto possa essere presentabile, visto che era tutta sgualcita. Sistemo la cravatta, via. Prendo il fagotto, perché avevamo infagottato la cassa in maniera da non renderla riconoscibile, e tenendola in braccio mi avvio verso la fontana. Avete parcheggiato vicino alla piazza. Stai uscendo dall'auto quando ti accorgi che c'è qualcosa fuori posto. Mi fai un tiro in intelligenza? Successo. È strano. Lo zio ha sempre ricevuto, che tu sappia, all'interno dell'hotel Excelsior. E come hai anticipato prima, al telefono di Nascar, è strano vedersi in un luogo così abitato. C'è qualcosa che non quadra. Che fai? Io esco, rimango in piedi fuori della macchina e guardo la situazione. C'è il solito viavai di turisti. Fammi un tiro individuare. Nel frattempo Nascar e Buco, voi siete proprio in piazza oppure siete in uno dei vicoli o delle strade limitrofe? Abbastanza vicino alla piazza, se non direttamente in piazza, però sempre con la mentalità del abbastanza vicino da una via di fuga. Io praticamente la fontana di Trevi ha due ingressi, destra e sinistra. Io sto sulla parte sinistra. Ho fatto un successo estremo. Ti guardi intorno e ti accorgi che non c'è polizia. Strano. Molto strano. Io cerco con gli occhi le loro posizioni, Buco, e guardo Nascar. Poi comincio un po' incerto ad avanzare un po'. Mi viene in mente che potrebbe lo zio aver pagato qualcuno per far sì che la zona fosse sicura. Anche se mi sembra strano, cioè tutto questo dispiegamento di energie e di fondi per un incontro che potremmo svolgere tranquillamente come al solito. Stringo un po' la cassa, il fagotto, quasi come ad aggrapparmi a qualcosa di solido, per quanto abbiamo visto cose molto strane recentemente. Però so che c'è una corda là sotto e mi tranquillizza sentirla stretta. Avanzo verso la fontana, però molto non guardingo, non cerco di dare, non vorrei dare nell'occhio come uno sospetto, però mi avvicino guardandomi intorno come se stessi cercando una persona. Ti guardi intorno, stai stringendo il quadrato in mano, il cubo tra le braccia, quando vieni avvicinato da un uomo alto,
non anziano quanto lo zio, giovane, intorno alla tua età, tra i 30 e i 40. Giacca e cravatta, camicia bianca e degli occhiali da sole. Devi essere il signor Ferrino. E con chi ho il piacere di parlare? Sono solo uno strumento nelle mani dello zio. Mi lasci il cubo, per favore. Mi guardo intorno. Lo riguardo. Faccia attenzione, signor strumento. Questo cubo ci è costato caro. Abbiamo perso un valido uomo. Che lo zio sappia quanto costa lavorare in questo modo. Verrete pagati profumatamente. Ora mi lasci l'elemento, per favore. Un po' titubante, però glielo porgo. Lo prende in braccio, col panno ancora sopra. Avevi paura che succedesse qualcosa, che iniziasse a squillare, o che l'uomo a cui lo hai dato avesse delle reazioni. Così non succede. Faccio due passi indietro. Vi chiamerà lo zio. E lo vedi allontanarsi verso un furgone nero parcheggiato ai lati della piazza. Lo seguo con lo sguardo e continuo a guardarmi intorno, perché il fatto che non ci sia neanche un vigile, neanche una guardia, mi fa veramente strano. Questa è una zona turistica in cui spesso ci sono tentativi di furti, di borseggio, per cui è sempre comunque sorvegliata. Nasker, Buco, voi che state facendo? Una cosa, ecco, io volevo sapere, da dove sono io? Il furgone, nel caso la targa, riesco a vederla? So che potrebbe non servire tanto alla cosa, però se ci riesco provo a... se ci riesco a memorizzarlo. Allora, riesci a vedere il furgone e l'uomo che si dirige verso il furgone stesso, però sei veramente troppo lontano per riuscire a leggere la targa. Non posso. Nascar? Io sto fumando per rallentare la tensione, quindi sono proprio sbaraccato in macchina, tenendomi largo con la seduta e fumando tranquillamente. Raramente guardo tipo gli specchietti, mi guardo un attimo per avere ancora un'idea di ciò che mi circonda, ma sto cercando di togliermi ogni stress possibile immaginabile, pensando a nulla, fumando, basta. Vedete Giulio che sta tornando indietro. Io lo tengo sempre sott'occhio, nel momento in cui si è avvicinato allora lo seguo, mi accosto a lui e mi dirigo verso la macchina dove è NASCAR. Nel momento in cui mi avvicino a NASCAR e vedo che sta fumando, dico: ne hai una per me? Io tiro sugli occhi, tirando su per aprire la portella, gli passo anche una sigaretta e faccio: è andata tutta? È andata bene? Possiamo levarci? Credo di sì. Passa anche la gente. Io penso. Credo di sì. Era uno strano contatto quello che ci ha mandato lo zio, ma conosceva il mio nome e dopotutto lo zio non ha detto che si sarebbe presentato lui, ha detto che ci avrebbe mandato qualcuno per ritirare il pacco, per cui considerata la situazione, considerata la zona, credo che non c'è nient'altro che abbiamo da fare, per cui
Tutto bene, quindi tutto a posto? Ti ha lasciato detto qualcosa? Ha detto che ci chiamerà lo zio. Va bene. Apro la tastiera mentre salgo in macchina. Bene, signori. Basta ci siamo liberati di quella cazzo di cosa. Va benissimo tutto. La prima cosa intelligente che tu abbia mai detto. Io dico tante cose intelligenti, ma sono talmente alte che non riuscite a capirle. Io mi giro, lo guardo. Meno male che ogni tanto ci facciamo qualche risata anche in queste situazioni. Batto una pacca sulla spalla di NASCAR e faccio: dai, andiamocene di qui prima che destiamo attenzioni indesiderate. Andiamo al ristorante, bravo. Hai detto che offri tu. Offro io. Metto in moto, ti dico, penso a un ristorante. Giulio, tu descrivimi, anzi, NASCAR, tu descrivimi il ristorante. Giulio, tu descrivimi i camerieri. E tu, Buco, invece descrivimi i piatti. È un ristorante abbastanza classico, quindi comunque cucina romana. Tenuto abbastanza bene, ma con ancora quel sentore tipo da cucina casareccia, e quindi ha questa sensazione di essere in famiglia, diciamo così. I camerieri, appunto, per mantenere questo aspetto di luogo familiare, non sono vestiti in maniera eccessivamente elegante, non hanno la divisa, o meglio, hanno una divisa in maniera che siano riconoscibili, ma nel senso che sono tutti vestiti con lo stesso accostamento di colori, per cui hanno dei pantaloni scuri e la classica camicia bianca, ma non abiti eleganti, solamente un abito formale, ma non eccessivamente. E sono in tre, perché il ristorante è abbastanza rinomato, per cui ha molti tavoli, ma non è non è un ristorante di quelli grandi, quindi tre camerieri bastano a coprire tutta la sala. Riguarda i piatti, a parte antipasto di prosciutto e quant'altro, quando passiamo al primo, a parte solita carbonara, ma faccio assaggiare all'inglese quello che è un piatto rinomato a Roma. Yankee, comunque, non inglese qua. Yankee, mi scusi, Yankee, errore mio. La pagliata, ok, quindi... e gli dico, ti piacciono? Sono buoni? È sugo, pasta al sugo, di carne, sembrerebbe. Ok. Buono, perfetto. Poi andiamo con secondo bel abbacchio scottadito e un'insalatina che serve per ripulire. Ci sgrassiamo bene, sì, esatto, sgrassiamo un pochetto. E poi vai di classico tiramisù, che non fa mai male. Io faccio portare ovviamente per ogni piatto una bottiglia di vino che si accosti in maniera egregia. Com'è il cameriere o la cameriera che vi sta portando i piatti, Giulio? Il cameriere che ci sta portando i piatti è un ragazzo giovane, sui 22 anni, probabilmente sta raggranellando qualche soldo per pagarsi l'università qui a Roma. È un ragazzotto abbastanza alto, smilzo, con i capelli corti e ben pettinato, porta gli occhiali e si muove in maniera molto molto fluida in mezzo ai tavoli, e sembra abbastanza sicuro di come si muove, di quello che fa e di come si muove. Non, probabilmente è una persona, un ragazzo che lavora, che fa il cameriere da diverso tempo per appunto pagarsi gli studi, è abituato.
Tu, Buco, è un flash. Ormai siete arrivati al dolce, state mangiando molto bene. Quando appena sfiori la mano del cavaliere, lo vedi in una manciata di frazioni di secondo raggrinzirsi e con degli occhi neri come la pece. Riprendi il radiotelefono. La prima volta che sento sta voce mi guardo intorno, guardo un attimo il bicchiere e lo poggio, il bicchiere col vino, e mi riguardo il cameriere. Ora è normale. Per adesso me lo tengo per me, nel senso, ok, faccio finta di niente, ricontino a mangiare e... proprio sforzandomi dico: ti è piaciuto il piatto di prima, Nascar? Ah, certo. È tipico romano, è tipico romano come piatto. Ah, sicuramente in Italia è un bel posto dove stare. Buon lavoro, bei soldi e buon cibo. Una cosa che è palese è che, diciamo, l'allegria, che comunque la tranquillità che c'era poco fa, mi è proprio svanita del tutto. Mi sto proprio sforzando di far finta che quello che ho sentito e che ho visto non è accaduto. Ok, negazione totale proprio. Voi, nonostante ciò, lo vedete abbastanza... lo avete visto interdetto per alcuni secondi. Tirando fuori una sigaretta, me la metto sull'orecchio e poi tipo... no, che so già che la vuoi. Io la prendo con la mano che mi trema un pochetto leggermente e la prendo. Cos'hai, ragazzo? Non sei uno dalle mani che tremano di solito. La tua mira è molto più più stabile. Deve farmi effetto il vino e la giornata di oggi deve essere stata sfiancante. Ancora andiamo avanti. Non pensare a quello che abbiamo visto, ragazzo. No, è quello che ho visto adesso e che ho sentito adesso che mi ha turbato. In che senso? Stiamo cenando, ti ha turbato la pagliata? Non ci sei più abituato? No, non ti preoccupare, l'interiora le mangio tranquillamente e mi guardo Nascar mentre dico questo. Prima, quel ragazzo che immagino ormai non sta più vicino a noi, il cameriere, giusto, no? Pensando ad asservire altri tavoli. No, però ti interrompo. Nascar, c'è una televisione in questo locale? Sì. Mentre Buco vi sta per dire questa cosa, alla televisione vedete passare a colori il telegiornale che parla dell'incidente avvenuto sull'autostrada. Faccio cenno a Buco di fermarsi mentre ascoltiamo. Parlano di un agente che ha perso la vita. Due agenti che hanno perso la vita. Uno che ora è in gravi condizioni. È un criminale che ha perso la vita insieme agli agenti. L'uomo sembrerebbe essere stato identificato. Lo chiamano Marco Benso di Cavour. Hanno detto, stanno dicendo, che apparteneva a una famiglia nobile e che non si sa il motivo per il quale lui sia finito a militare in una batteria di criminali. Dicono che ci sono altri tre criminali che non sono stati identificati, che per ora sono a piede libero. Non ci sono degli identikit se non per i corpi. Ascoltando le notizie del telegiornale, comunque, quando ho tutta la scena e parlano del conte, alzo tipo un bicchiere un attimo e poi lo scudo giù alla goccia. Lo seguo. Io guardo loro due che fanno questo gesto e mi guardo intorno per vedere se qualcuno
annotato, se c'è qualcuno che ci sta guardando. E poi per sicurezza accenno un po' il movimento, ma non lo faccio troppo evidente, e poi bevo il bicchiere. Giornata pazzesca. Comunque, come vi stavo dicendo poco fa, il ragazzo che ci ha appena servito l'ho visto un po' strano, decisamente strano. Aveva sembrava vecchio, rattrappito e con degli occhi neri, e ho sentito una voce. Io levo il bicchiere dalle mani di Buco mentre parla. Mi sa che hai bevuto troppo, ragazzo. Finisce di chiamarli il ragazzo perché mi dà fastidio, prima di tutto. Secondo, non credo sia stato il vino. Sarà la giornata di merda che abbiamo appena passato. Può darti. Soprattutto, la voce diceva di riprendere il radiotelefono. Lo fulmino un po' con lo sguardo buco e faccio finta di niente. Probabilmente queste allucinazioni ti verranno per un po'. E chissà che ce la buttiamo dietro le spalle questa storia. Non parliamone adesso, ok? Mai più però. No, assolutamente, io neanche stasera ne volevo parlare, ma dopo quello che ho visto, sinceramente, comunque, no, sono d'accordissimo con te, ma ci mancherebbe, ma stai scherzando, grazie al cazzo proprio. Io mentre loro due parlano, mi sfrego un po' le mani, ripensando comunque alla sensazione della corda che vibrava, mi è rimasta impressa. E dopo un attimo di sovrappensiero finisco di strofinare le mie mani e li guardo. Sì, decisamente dobbiamo cercare di buttarci le spalle questa storia, anche perché soprattutto quella cosa ci ha decisamente caricato i nervi al di sopra di ogni limite. Quell'affare, quell'ombra, alla fine abbiamo visto un'ombra, no? Non era nient'altro che un'ombra proiettata dagli alberi. E sì, era una cazzo di ombra. La serata, la giornata, perché alla fine siete andati a pranzare. Grazie. Finisce così. Avete mangiato bene, tutti tornate alle vostre rispettive abitazioni. Anche tu, Giulio, torni. Tu abiti praticamente accanto al tuo studio, nel tuo studio? Beh, io ho una... Sì, no, vicino ho lo studio in una sorta di, non di, di dependenza, perché vivo, non vivo in una villa, però diciamo che è una casa con una zona che ha un secondo accesso, e lo studio è in quella zona, che poi è separata dalla casa da una porta chiusa a chiave. Tu torni a casa tua, c'è un gatto fuori davanti alla porta. Com'è? È un gatto nero. In realtà è ancora giovane, gli occhi sono ancora di quell'azzurro che denota i gatti nei primi mesi di, i gatti scuri nei primi mesi di vita. Il gatto si alza e miagola, poi ti fa le fusa sulla gamba mentre cerchi di rientrare e cacci le chiavi. Io mi chino a fargli un grattino dietro la testa. Se si fa prendere, lo prendo, me lo
porto all'altezza del volto, tenendolo un po' lontano per evitare che se si dovesse innervosire e cercasse di graffiarmi mi possa prendere in faccia, e gli faccio: e tu chi sei? Hai fame? Vuoi entrare un pochino? Lo riappoggio a terra, gli faccio una carezza, poi finisco di recuperare le chiavi dalla tasca e apro la porta, rimanendo un attimo sulla soglia, tenendo la porta aperta come a invitare il gattino a entrare. Entra anche lui. E poi lo seguo. Mi chiudo la porta alle spalle. Torni in casa, ti senti meno solo, per quanto sia buia, come lo è da tempo. Torni sopra, aspettando una chiamata, nel frattempo dai del mangiare al gatto. Quando ormai stai per addormentarti sulla poltrona, il tuo telefono squilla. Mi sobbalzo un po' perché ormai mi ero quasi assopito e non me l'aspettavo. Mi avvicino al telefono e, fissando uno specchio che sta sopra il mobiletto, mentre mi guardo allo specchio rispondo al telefono: pronto? Il pacco è arrivato. Bene. Quando vuoi venire a prendere il compenso? Beh, ormai oggi è tardi. Penso che verrò domani mattina. Potresti venire anche adesso se vuoi. È stata una giornata strana e abbiamo anche i miei compagni i nervi a fil di pelle. Preferirei rilassarmi un attimo e venire domani mattina. Alle 10, davanti all'hotel. Sì, signore. Sì, zio. Senti che chiude la cornetta. Io rimango per un attimo e lentamente la riaggancio. Torno in cucina, metto sull'acqua, comincio a prepararmi una tazza di tè, anzi, sì, un tè detenato. E tu ti prepari il tè e lo bevi, mentre ti senti meno solo, col gatto che beve un po' di latte accanto a te. Nel frattempo, Buco è andato a dormire. A casa di mia madre, praticamente, che è l'unica persona che mi è rimasta. C'è una pallottola sulla scrivania. Ormai chiudi gli occhi. Sprofondi nel sogno. Ti guardi intorno. È tutto nero. Ti sembra di camminare sulla pietra bagnata. Che fai? Mi guardo intorno. Girandoti, noti che dietro di te, a pochi metri, a terra, in mezzo al bagnato, c'è il radiotelefono. Mi viene quasi a fare un passo indietro e poi piano piano mi avvicino. Quando sono sopra al radiotelefono e lo fisso. Inizia a suonare. Nel momento che comincio a farlo, lo guardo
intensamente in tutte le sue parti e per la prima volta, cosa che non è stata mai fatta, sollevo la cornetta e rispondo. Non dico chi è, niente, sento cosa c'è dall'altra parte. Questa volta la curiosità è tanta ormai, anche a livello inconscio, quindi diciamo il mio inconscio vuole sapere cosa c'è dall'altra parte. Vieni a prendermi. Lì per lì mi viene in testa dire no, però dalla mia bocca esce sì. Quando ti sveglierai, vai con l'avvocato all'hotel e accetta la proposta dello zio. Era fatto. Nascar, tu tornato a casa tua, vai subito a dormire o fai altro? Bevo, metto a bere ancora del gin cadente che ho in casa. Di solito non lo faccio, lo faccio raramente quando magari sento di avere un po' di ansia, un po' di tensione dalla giornata e penso che avrò degli incubi, soprattutto basati sulla guerra in Vietnam. Allora inizio a bere prima di andare a dormire, quindi sto versando un bicchiere bello pieno di buon gin. È di una marca che non avevi mai visto prima, Blackwater Creek, ma però è buono. Lo trangugio. Di bevi con moderazione o ti sfasci? No, mi sfascio. Piuttosto velocemente inizi ad avere delle allucinazioni. Ti senti la testa pesantissima. Inizi a pulsare e subito senti il fuoco, l'odore del napalm, i proiettili, la sensazione del fango tra le dita dei piedi. Semi spiaggiato su divano, cercando di non pensare a niente, ma allo stesso tempo ho gli occhi che continuano a muoversi come se cercassi un nemico dietro ogni angolo, nonostante sia il buio di casa mia, tutto spento, e cerco di tenere il mio respiro il più possibile stabile, però sento che pian piano c'è un po' di tachicardia, inizia un po' di respiro mi affannoso e in qualsiasi modo cerco di gli occhi, di riposarmi e lasciarmi andare al sonno, però sono ancora lì bello teso. La telecamera esterna a te inquadra praticamente te che ti stai agitando in giro per questa sala buia e ti avvicina una scrivania, prendi in mano una pistola. Tu invece ti vedi un fucile in mano, sei nel bel mezzo della guerra, nella guerra che hai vissuto. Sei in Vietnam. Stai sparando. Quando davanti a te vedi un soldato ferito. Un soldato con la divisa di un altro colore. La telecamera esterna inquadra te che punti la pistola verso uno specchio. Tu ti vedi ancora in questa allucinazione, che fai? Guardo tra la compassione e il disgusto e quindi non so se premere o prima avvicinarmi per vedere se morirà da solo o meno, però a un certo punto mi viene tipo una sottospecie di vengo sopraffatto tipo dalla rabbia, quindi stringendo proprio i denti premo il grilletto. Nascar, tu odi te stesso? Non odio me stesso, ma odio alcune scelte che ho fatto, quindi implicitamente odio una parte di me. Vuoi vivere? È difficile come risposta, ma una delle motivazioni per cui Nascar vuole vivere è sicuramente
il suo lavoro, perché trovare la nuova passione di essere un meccanico lo sta facendo vivere. Dalla telecamera esterna, tu spari addosso al vetro, getti la pistola a terra e inizi a piangere. Per tutti la notte è finita. Con più o meno ansia e più o meno riposo. Il più riposato di tutti è Giulio. E Giulio, ti faccio una domanda. Tu all'hotel scegli di andarci da solo oppure raccatti anche gli altri? No, io telefono a entrambi gli altri, perché abbiamo fatto il lavoro insieme e la ricompensa è per tutti. Ok, io, visto che diciamo la notte l'ho passata praticamente in bianco, penso, perché dopo l'incubo penso rimettermi a dormire è stato difficile, a una certa ora mi sono alzato e dopo un po' si sente Giulio bussare alla porta di casa praticamente. Giulio, descrivi la strada in cui si trova il tuo studio, in cui si trova casa tua. Casa mia si trova in una strada laterale a Viale Regina Margherita. È una zona di case abbastanza abbastanza di alto rango, non eccessivamente, cioè un quartiere molto più elevato come livello, poco più avanti lungo la strada, ma comunque insomma, tutte case abbastanza ben messe. E è una zona residenziale, non ci sono negozi perché comunque sono per lo più presenti lungo la strada principale, appunto su Viale Regina Margherita. Qui in questa zona è appunto riservata alla zona residenziale. C'è un grosso portone per accedere al palazzo. Nascar e Buco, praticamente vi incontrate insieme davanti a casa di Giulio. Aspettate che scenda oppure volete salire? Io aspetto in macchina con gli occhiali da sole per nascondere le occhiaie in mente. Mal di testa ancora latente dalla sbornia di ieri. Sono tipo mezzo appoggiato al volante come per tenermi fermo e rimango lì in attesa, no? Cercando proprio il silenzio più totale in mezzo alla strada. Invece vorrei salire su, voglio parlare prima un attimo con Giulio, diciamo che essendo un amico di vecchia data siamo quasi cresciuti insieme, quindi... Vi incontrate sulle scale. Aurelio. Giulio, ho bisogno di parlarti qualche minuto. Nascar è in macchina, che aspetta. Si sta riprendendo da una sbronza, quindi penso che se... Aspetta un attimo, non credo sia dispiaciuto di questo. Ok, va bene. Vieni. Tanto siamo qua. Per la prima volta, diciamo, sono abbastanza serio e cerco di... Dentro c'ho un misto di emozioni tra agitazione, paura e quant'altro, cerco di non darla troppo a vedere. Quando entro in casa di Giulio, te la passi bene, eh? Richiudo la porta. Lo guardo e, conoscendolo, immagino che un po' percepisco che c'è qualcosa di teso in lui. Me la passo come sempre. E se va tutto liscio come speriamo, vedrai che anche tu riuscirai a avere per un po', perlomeno, una periodo più tranquillo insieme a tua madre. Ma che cos'hai? Sembri diverso.
non sei il solito stanotte ragazzo allegro. Diciamo che stanotte non ho dormito bene, ecco. Ho fatto un incubo. Ti ha colpito così tanto la perdita del conte o è qualcos'altro? Quanto mi possa importare il conto, sinceramente non me ne frega un cazzo in questo momento, te lo dico proprio. E quindi durante la notte l'incubo mi sono ritrovato davanti quel fottuto diavoleria che abbiamo rubato, la fottuta che cazzo era non neanche lo so, e mi ha squillato, ho risposto e la voce, ho sentito una voce, quella che diciamo un po' più nitida di quando l'ho sentita al ristorante, che mi ha detto di praticamente venire con te all'hotel con l'appuntamento dello zio. E soprattutto mi ha detto di accettare la proposta che ci avrebbe o mi avrebbe fatto lo zio. Tu, Giulio, sei stupito perché non avevi avvisato assolutamente Buco della cosa e non sai nemmeno, cioè zio non ti ha avvisato di nessuna proposta, l'ha semplicemente detto che vi darà il denaro. Allora, la cosa mi preoccupa particolarmente perché io non ti ho detto dove stavamo andando, quindi se tu sai che dobbiamo andare all'hotel, c'è qualcosa dietro. Mi sembra un po' forzato, visto quello che abbiamo vissuto ieri, pensare che sia solo una coincidenza che tu abbia indovinato nel tuo sogno, il tuo subconscio ti abbia detto che saremmo andati all'hotel, visto tra l'altro che l'incontro non è stato come al solito, è stato in piazza. La cosa, ti dirò, mi preoccupa parecchio, ma se sappiamo, cioè se mi dici questa cosa tu, possiamo prepararci. A te preoccupa? Sì, a me preoccupa perché siamo coinvolti tutti quanti. Immagino preoccupi anche te e sono sicuro che se lo diciamo a NASCAR preoccuperà anche NASCAR. Non voglio dire di essere l'unico preoccupato, però sto cercando di fare un po' i conti e cercare di risolvere l'equazione in maniera tale che ne usciamo innanzitutto vivi, perché stiamo giocando col fuoco e possibilmente il più puliti e messi meglio possibile. Per cui io guardo come è vestito, lo squadro un attimo e immagino che non sia da Hotel Excelsior come stile, per cui gli dico: aspetta un attimo, vado a guardare nel mio guardaroba, poi guardo la sua struttura fisica, guardo la mia struttura fisica e faccio no, non facciamo così, non facciamo un tempo, via. Prendo le chiavi della mia auto e gli dico: adesso andiamo in un posto, prendiamo NASCAR, andiamo in un posto e dopodiché andiamo all'Excelsior, vediamo che cosa succede, ma teniamoci pronti a raggiungere NASCAR, che lo faremo aspettare in macchina. Io sono d'accordo con te, ci mancherebbe, ma ti rendi conto di che cazzo sta succedendo? Cioè, voci,
cazzo di cose che vediamo nel cielo, dove cazzo era? Ho cose che prima ancora che di saperle, ok. Come cazzo fai a essere così tranquillo, mi chiedo. Quando me lo dice, io mi tasto, mi metto una mano sulla sul petto e ascolto con il tatto quello che sento sotto, le onde delle corde, prendo fiato e guardandolo faccio: ho i miei metodi, ho il mio passato che mi accompagna sempre e che mi spinge ad andare avanti. Non sono così tranquillo come puoi forse immaginare tu, ma cerco di razionalizzare, anche se devo dire che non sono riuscito a razionalizzare assolutamente quello che abbiamo visto ieri lì nel bosco, e non riesco a capire come potesse squillare quel radiotelefono. C'è sicuramente qualcosa che va oltre la mia conoscenze, ma non ho intenzione di farmi schiacciare da queste cose, perché sono convinto che l'intelligenza umana sia superiore a qualsiasi superstizione che può influenzare la nostra lucidità. Sto zitto per qualche secondo, lo ascolto. Non t'ho mai capito e forse mai ti capirò. Comunque andiamo, facciamo quello che dobbiamo fare, chiudiamo con questa storia e gli metto una mano sulla spalla e portiamo a casa un po' di grana. Prendo le chiavi della mia auto, mi chino a fare una carezza al gatto. Gli sorrido e gli faccio: torno presto, spero. Chiudo la porta dietro di me, raggiungo Buco e NASCAR sotto, busso al finestrino di NASCAR. Oh, tipo ancora mi sto così, sento un attimo, mi sbalzo un attimo, guardo proprio faccia distrutta. Andiamo? Parcheggia, andiamo con la mia. Sai che non mi piace stare dietro. No, no, guidi tu. Mi lascio le chiavi. Mi hai un sorrisino, beh. Ok. Prima però passiamo un attimo al negozio di abiti che sta qui in fondo alla strada. Il nostro ragazzo qui avrà bisogno di un abito a modo per entrare senza dare nell'occhio in quell'hotel. Ok. Ho detto di non chiamarlo il mio ragazzo. Come cazzo te lo devo spiegare questa cosa? Ok. Buco avrà bisogno di un abito che lo renda meno appariscente. Allora, andiamo. La scena inquadra la vostra auto, l'auto di Giulio, che guidata da NASCAR si dirige verso un negozio di abiti da gentiluomo. Ci mettete un po', ma in meno di mezz'ora riuscite ad uscire tutti con degli abiti più o meno eleganti. E finalmente riuscite a dirigervi davanti all'Hotel Excelsior. Ok. Tony, tu aspettaci in auto. Eri.
ho paura che le cose potrebbero non andare lisce come al solito. Io entro con Giulio e prendiamo la nostra, il nostro compenso. Appena entrate in questo gigantesco hotel di lusso, venite immediatamente accostati da uno dei portieri. Signori, buongiorno. Buongiorno. Seguitemi, per favore. Io guardo a buco, mi faccio un cenno di assenso con la testa e seguo il fattorino, il portiere. Io seguo lui, poco affine a sti ambienti. Mi tocco in tasca la mia dietro la mia pistola. Vabbè, andiamo a sto cazzo d'incontro. Mentre vi dirigete verso un ascensore, il portiere si gira immediatamente verso di voi. Mi è stato detto che dovevate essere in tre. Il nostro autista, diciamo che ha avuto una notte pesante, ha preferito restare in auto ed aspettarci perché diciamo che non è il massimo della presentabilità e non voleva disturbare la calma interiore dello zio con il suo aspetto poco gradevole. Comprendo. Entrate nell'ascensore, fate qualche piano in alto e poi attraversate un corridoio, tappeto completamente rosso, pareti d'avorio, bianche. Arrivate fino alla fine di un corridoio. Porta in legno massiccio. Su di essa una placca in ottone che indica il numero 42. Prego. È stato un piacere. Arrivederci. E il portiere se ne va. Io guardo buco. Almeno ha detto arrivederci. Sì, ma che cazzo di posto è? Comunque parla te, io sto zitto. Bravo. Che è meglio. Busso. Entrate. Apri la porta. Te la chiudi alle spalle. E intorno a voi vedete una stanza aberrante. Vedete a sinistra dei busti in marmo del duce. E su tutte le pareti delle figure o dei quadri che inneggiano al fascismo. Seduto alla scrivania c'è lo zio, un uomo anzianotto, capelli bianchi, non eccessivamente alto, ma estremamente inquietante. È vestito con una giacca grigia, molto elegante. E al momento sta compilando dei fogli. Vogliate scusarmi? Buongiorno. Buongiorno. Io fulmino buco. Buongiorno. Prende una valigia. C'è anche il denaro del vostro compagno. Dividetelo come preferite. È molto generoso da parte sua, zio. Condoglianze. Ho una proposta per te, però. Chiaramente questo è il vostro compenso e spinge la valigia in avanti. Vorrei che diventassi dei nostri, signor Ferrino. Io per un attimo ho il flash e ripensando a quello che mi ha detto Buco quando è venuto a casa,
E poi penso un attimo, in che senso dei vostri? Io lavoro già per lei, zio. Lavori per me, non con me. Come questo cambierebbe i nostri affari? Immagina di lavorare per una banca. Ora sei un semplice impiegato. Io ti sto chiedendo di diventare un banchiere. Rimango un attimo interdetto dalla proposta, nel senso che mi ha spiazzato. Quindi per un attimo resto in silenzio e... Beh, se la mettiamo in questi termini, è effettivamente un interessante sviluppo di carriera, diciamo così. E quali sarebbero le mie mansioni nel caso accettassi? Lo scoprirai se accetterai? Ripenso a... ancora una volta a quello che mi ha detto Buco. Penso al fatto che nel suo sogno a lui veniva detto di accettare la proposta che gli avrebbe fatto lo zio, però riferito a lui. Quindi dentro di me penso, se ha una proposta per me, avrà una proposta anche per gli altri. Sono curioso di vedere che cosa sia. Se ha suggerito a lui di accettare, al momento mi sembra una proposta vantaggiosa. Di sicuro andrò a infilare ancora più a fondo le mani in questa storia, che potrebbe tornarmi anche utile. Per cui dopo che frullo in questi ragionamenti per qualche attimo, guardo lo zio e gli rispondo: beh, per me sarà sicuramente un onore far parte del suo entourage, zio. De Santis Aurelio. Sì. Cosa avete visto ieri? Così, sa, sono un uomo un po' ignorante in che intenda e che cosa sta, che voleva dire. Cercavo di darmi un attimo in un tono, però non è il mio essere, quindi cercavo di essere un po' più tranquillo. Che intendi? Che intende? Avete visto qualcosa sicuramente fuori dalla norma? Cosa? Mi guardo un attimino Giulio. Sto sudando. Beh sì, qualcosa de strano l'abbiamo visto, sì. Che cosa di preciso? Boh, non saprei descriverlo. Soprattutto anche perché sono state più di una cosa. Per quanto mi riguarda. Spiegati meglio. Mi riguarda un attimino Giulio, tipo cercando il suo assenso in qualche modo, uno spiraglio di qualcosa, un cenno che è, se non lo vedo arrivare... No, io ti faccio... Cioè, ormai... Siamo in ballo, cerchiamo di scoprire il più possibile per cercare di capirci qualche cosa, per cui vi faccio un segno di... Per farla corta,
Mi faccio per farla corta, ieri quando abbiamo preso quell'affare, praticamente, a parte il fatto che squillava senza manco essere collegato a una presa, fatto questo ci sono stati cose strane che ho visto, una cosa strana che ci inseguiva, un'ombra enorme che ci inseguiva. Poi ieri sera ho fatto il sogno strano e niente, questo mi sembra tutto. Puoi descrivere meglio questa ombra? Che era una sorta di... Non riesci nemmeno a ricordartelo perché hai provato a rimuoverlo. Ne avevi tanto, così tanto terrore che hai provato totalmente a rimuoverlo dai tuoi ricordi. Sinceramente non mi ricordo come cazzo come era fatto sto coso. Nel sogno che hai fatto, cosa accadeva? C'era quell'affare che continuava a squillare e niente, questo. E basta? Sì, ho risposto. E cosa è successo? Beh, ma ha detto un paio di cose strane, tipo, ecco, devi venire oggi a sti incontro e basta. Questa è una cosa. me lo guardo. Vabbè, dice ci dovete dire qualcosa, ma non ho capito di che si trattava. Ti senti controllato da questa voce? No, mi sto decisamente cagando sotto, però. Dico proprio papale papale. Questo invito vale anche per lei e l'americano che vi aspetta sotto. Cioè cosa? Quale? Scusi, no, non ho capito. Non mi stava ascoltando mentre parlavo col signor Ferrino? Sì. Quindi anche per me e per NASCAR stessa cosa? Dico di sì. NASCAR? Sì, coso? Tony, sì, Tony, giusto. Mi scusi, sì. Ma sono uomo terra-terra, non so, acculturato come voi. Mi scusi. Immaginavo. Comunque è una cosa che cambierà la vostra vita. Quindi ponderi bene la scelta. Ci ho pensato. No, sì, accetto. Proponete lo stesso a NASCAR. Come l'hai chiamato? Sì, Tony, sì. Va bene. Va bene, zio. Zio, va bene. Lui vi fa uscire. Chiaramente con la valigia che è strapiena di soldi. E tornate da NASCAR. Loro NASCAR... Anzi, faccio una domanda. Spiegate quello che è accaduto a NASCAR? Glielo spiegate bene o meno? E se poi io lo spiego io. Mi guardo Giulio. No, glielo spiego io. Ok. Sì, no, spiego. Quando rientriamo in macchina racconto a NASCAR come si è svolto tutto l'incontro e come fossimo attesi tutti e tre. Anzi, in realtà eravamo attesi tutti e quattro, visto la generosa offerta che ci ha fatto, e gli dico appunto: a quanto pare c'è posto anche per te se vuoi accettare. A quello ogni se dice di no, a quello ogni se dice di no, te lo dico prima. Oh, lo so, anzi è stato uno dei contatti più grossi che ho avuto qua, è ovvio che non gli posso dire di no. È che non ci ha detto, non vi ha detto niente di cosa dobbiamo fare.
non so se voglio effettivamente rientrare con in contatto con certe e che mi tipo tolgo gli occhiali, mi strappo gli occhi come per capire qualcosa. Io Nascar non saprei cosa sarebbe meglio in realtà. Ho percepito una strana atmosfera, diciamo, tutto era molto strano. La voce dello zio sembrava non lasciare adito a altre opzioni. Non vorrei che se decidessi di rifiutare la proposta ti dovessi trovare a cercare rapidamente una nuova casa ben lontano, perché sembrava piuttosto più una minaccia che un invito. Se sicuramente, come dici tu, accettare ci porterà qualsiasi cosa ci vorrà proporre a azioni e a situazioni pericolose come quelle che abbiamo vissuto ieri. Per cui decidi tu cosa vale di più per te. Io ho già i miei demoni e sinceramente farne parte praticamente in prima battuta di un altro squadrone di chissà che cosa, stanco. Però cosa faccio? Me ne vado? Accettare. Doni, ci sta a pensare troppo, mo che mi ha ricordato, cioè, come si chiama, lo chiamo proprio per nome, Tony. Faccio, Tony, mi fa cazzare. Devo fare, devo accettare, però con voi te lo dico, non far coglione, accetta che c'è scelta. Ecco, bravo, ha capito. La scena si spegne, semplicemente vi ritrovate tutti all'Excelsior, c'è lo zio, vedete tanti imprenditori, tante facce, generali, capi dei servizi segreti, imprenditori appena nati. Vi viene data a tutti una tessera con un numero. Un uomo molto importante, un uomo che è stato presidente, anche lui anziano, della stessa età dello zio. Un uomo molto basso, però vi dice un'ultima volta che avete ancora la possibilità di tirarvi indietro. Guardo la tessera un po' sconsolato, lo spallucce e faccio. L'uomo si rigira, tutti stringete la mano destra dello zio e anche questa scena si spegne. Nell'ultima scena siete vestiti tutti con una tunica rossa che arriva fino alle vostre caviglie, un cappuccio e a tutti viene data anche una maschera di colore nero. Ci sono tre fori, due per gli occhi e uno dritto al centro della fronte. Hanno la stessa maschera anche tutti gli altri, con la differenza che alcuni hanno degli abiti molto più vistosi, alcuni coperti di filamenti d'oro, altri con scialle viola. Venite condotti in una gigantesca, enorme camera, sorretta da pilastri di bronzo che arrivano fino al soffitto, che è decine e decine di metri sopra le vostre teste. Alcuni di questi individui cantano,
mentre al centro di un palco di pietra vedete un altare. Sopra questo altare vedete quel cubo di vetro e al suo interno vedete il radiotelefono. Sul palco ci sono 3 individui. Riconoscete uno di questi come lo zio. In mano tiene un coltello, un pugnale, coperto di strane effigi. Vedete il pugnale illuminarsi. L'uomo punta il pugnale sopra la teca di vetro. Vedete il pugnale illuminarsi di un rosso intensissimo, mentre la teca inizia a venire squarciata come se fosse un velo. Un velo con una forma completamente quadrata. Sentite tutti un rumore, un ultrasuono. Il vetro si frantuma in 1000 pezzi. Il telefono suona. E da esso inizia ad uscire un'ombra nera. Avete un momento di blackout. Quando tutti vedete davanti a voi una figura nera, completamente nuda, nera più dell'ebano, nera più della notte. La vedete puntare il suo dito indice nella cavità della maschera sulla vostra fronte.